Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, da dove ci eravamo lasciati, e affrontiamo Jono. Jono qui è decisamente più forte, tant'è che possiede... adesso possiede addirittura una delle carte che potrebbe darmi più problemi in assoluto, ovvero il Dragonair Occhirossi. Dragonair Occhirossi che ha ben 2400 punti di attacco, che io non posso assolutamente sconfiggere al momento, e quindi è l'unica carta che può darmi effettivamente dei problemi. Spero vivamente che lui non la giochi, in qualsiasi circostanza lui non la giochi, perché se la dovesse giocare per me sarebbe game over. Tra l'altro abbiamo anche la possibilità di poterla vincere, questa carta, quindi è abbastanza interessante vedere come effettivamente si possa sfruttare questa situazione. Allora, io siccome non mi fido delle carte che ha, perché lui è molto infame, ok? Lui è molto infame, ha delle carte che sono decisamente forti, quindi non voglio sottovalutarlo, voglio giocare con tutta la calma e con tutta la, diciamo, fermezza necessaria. Potrebbe essere... No, pensavo Dragometeor, invece Garuzis. Nessun problema, il nostro elfo scuro è decisamente più forte. Qui vado giù di Euripica Cremisi. Con Mercurio come runa. Questo è un ottimo colpo. Male che vada, ripeto, ho anche l'assicurazione buco nero. Anche se effettivamente non la gioca, perché a quest'ora l'avrebbe giocata già da inizio battaglia. Non voglio sprecare carte, perché voglio avere un buon rank. Perché avendo un buon rank, se dovessimo avere abbastanza fortuna, potremmo droppare addirittura il Dragonair Occhirossi. È raro, ripeto, è molto raro che possa droppare una carta del genere subito. Però sinceramente ci spero, potrei anche sperarci. Ovviamente non avremo un rank, anzi noi ancora 7000 life points, quindi forse potremmo effettivamente avere ancora... Potremmo avere un buon rank ancora. Perché sotto i 7000 life points dovrebbe scendere il grado, mentre invece così dovrebbe essere una A o una S addirittura. B. Clown mascherato. Però clown mascherato non è malvagissimo. Non è malvagissimo. A questo punto io vado su Esci. Vado su Esci perché voglio andare nel negozio, voglio fare entra ed esci per parlare, se non ricordo male, col negoziante. Eccolo qua. Negozio di carte, quindi andiamo su Creamazzo come prima cosa. Ah no, clown mascherato l'ho confuso con qualcun altro, allora una carta di cacca. Ok, salviamo. E dopodiché possiamo continuare la nostra battaglia contro gli altri personaggi, ovvero Teana seconda, che adesso sarà disponibile, e poi altri personaggi che devo affrontare per poi incominciare il mio farming. Ok, eccoci qua. Potremmo duellare nuovamente con Jono, ma noi già l'abbiamo sbloccato, quindi non mi interessa. Andiamo avanti e affrontiamo Teana. Quindi sì, duello. Anche lei è migliorata parecchio. È più debole rispetto a Jono dal punto di vista delle carte, però anche lei possiede delle fusioni che possono essere abbastanza infami. Per cui cerchiamo di giocare al solito, cerchiamo di avere un rapporto di mid defense.
cerchiamo anche con lei di sprecare meno carte possibili, anche se lei in realtà non droppa. Almeno io mi ricordo che lei non droppa delle carte eccezionali. L'unico era Giono che poteva darmi il drago nero occhi rossi, non me l'ha dato. Amen. Ok, qua preferisco fare una sabbia mistica anziché un altro dragone della pietra. Vedete, lei possiede delle carte che però sono molto più forti in difesa. Se Giono avevamo la possibilità di incontrare il drago nero occhi rossi, qui abbiamo la possibilità di incontrare carte molto forti in difesa. Qua ovviamente ha sfruttato la sua stella, quindi niente di assurdo. Questo Yami me lo devo togliere il prima possibile. Oh! Interessante il cyber. Il cyber Dracula, cyber Sauro. Figo! Non è male, 1800 non è da buttare via. Una fusione che comunque non mi dispiace. Beh, qua posso fare un drago zombie, che non è nulla di eccezionale, però mi fa comodo. Vado sempre con quella più forte ad attaccare, perché, come abbiamo visto prima, potrebbe avere dei mostri forti in difesa, che potrebbero essere abbastanza infami. Penso che il drago zombie... No, non lo attacca. Mi va benissimo. Adesso con l'uccello della fede, tecnicamente, posso ottenere l'Euripica Cremesi con due carte anziché una. Perché l'uccello della fede, essendo superiore di attacco 1500 più, passa direttamente all'evoluzione successiva. Quindi posso ottenere Euripica Cremesi in un colpo solo adesso. Kuribo, carta simbolo, ma niente di interessante. Se dovessimo parlare con qualcun altro, potremmo riaffrontare, se non sbaglio, i passanti. Ecco, potrei affrontare a duello anche questi, però loro non sono delle versioni aggiornate. Quindi non mi interessa affrontarli. Addirittura lui, se non sbaglio, non mi interessano più, esatto. Benissimo. E a questo punto possiamo uscire. Una volta usciti, ritorniamo nel palazzo del faraone. Perché, se non sbaglio, adesso dovrei trovare la famosissima mappa. La scorsa volta abbiamo affrontato il guardiano. No. Ancora non me lo dà. Ah, e allora prima devo raggiungere, ecco, il Tempio Gloria, se non ricordo male. Era, dovevo raggiungere una zona. No, non era neanche questo. La Valle dei Re, dove appunto lui mi dice che dovevo ritrovare la mappa. Sì, ok, mi ricordo. Eccolo qui. Lui sarebbe il nostro Shadi. Sono Sadin. E adesso possiamo decidere cosa cercare. Quindi andiamo alle rovine proibite. Perfetto. A questo punto possiamo uscire. Perché a noi interessava sbloccare quel dialogo dove Simon Muran diceva appunto che si trovava lì la tomba proibita. Quindi adesso dobbiamo ritornare
nel palazzo del faraone e trovare la mappa. A questo punto entriamo nel palazzo del faraone, perché adesso, avendo sbloccato quel dialogo di prima, possiamo trovare la mappa. Cerchi e scopriamo l'antico papiro. Esatto, una mappa che porta le rovine proibite. Avendo ottenuto questa mappa, adesso possiamo ritornare alla Valle dei Re. Diamo la mappa. E finalmente raggiungiamo il luogo. Guardiamo la mappa. Seto. Ok, a questo punto possiamo guardare il disegno giusto per completezza, ma ok. Quindi, una volta fatto questo, adesso avremo sbloccato i vari templi: Tempio del Deserto, Tempio della Foresta, il Tempio dei Prati, Tempio della Montagna e il Tempio del Mare. Tutti questi tempi contengono uno degli oggetti del millennio e noi dovremo sconfiggere il primo guardiano e il gran maestro. Quindi saranno due scontri per ogni tempio. Noi faremo tutti i templi, diciamo, faremo quasi due templi a puntata dalla prossima in poi, perché ovviamente adesso andremo a salvare e sconfiggeremo soltanto uno dei primi guardiani del tempio, quello che mi interessa di più, perché comincerà da qui la mia serie di farming per ottenere le carte necessarie per avere un discreto mazzo per continuare il gioco. Quindi qui carte interessanti non ne abbiamo, per cui salviamo, andiamo ad affrontare il primo guardiano che ci interessa, quindi esci dal negozio, che è il mago dei prati. Il mago dei prati, eccolo qui, possiede una delle carte più forti del gioco, ovvero il drago nero meteora. Lui, questo primo mago, possiede il drago nero meteora. Solitamente dovrei sconfiggere prima il primo lacchè, questo qui, no? Il primo schiavetto, e poi subito dopo il gran mago. Noi invece che cosa faremo? Sconfiggeremo lui, usciremo, salveremo e staccheremo.
perché da lì in poi comincerà, come ho detto prima, la mia serie di farming per ottenere appunto 3 draghi neri meteora. Il campo sarà automaticamente impostato su prato, quindi ci saranno come dire, ci saranno tutti i mostri di tipo guerriero potenziato, e ovviamente il nostro personaggio, cioè il nostro avversario, avrà questo tipo di mostri, per cui la cosa che dobbiamo fare assolutamente è iniziare in questa maniera. Vediamo che cosa mette in campo. Ovviamente avrà i potenziamenti, quindi molto probabilmente, esatto, ci attaccherà e ci disintegrerà. 2700. Non ho idea di come io possa fare a dire la verità per sconfiggerlo. Non ho assolutamente idea. Proviamo Mercurio. Si potenzia con Mercurio. Grandissimo, grandissimo. A questo punto devo sperare appunto di avere il potenziamento Mercurio sempre a disposizione, perché mi permette appunto di essere decisamente più forte. Allora, qui la situazione è un po' particolare, perché in realtà non ho un granché come carte, quindi direi di fare così, giusto per, mettiamo Plutone, giusto per buttare qualche carta. Il fattore campo è molto molto importante per loro. Eccolo, un altro spadaccino fiamma, che è un grosso problema per me, a dire la verità. Qui direi di fare così. Mettiamo Urano. E sono costretto a sacrificare il mio Euripica Crenesi per fare dei danni. Speriamo che lui possa avere qualcosa di più debole, anche se è raro, perché il potenziamento prato dà un grosso vantaggio. Dà assolutamente un grosso vantaggio. Qui devo assolutamente fare così. Qua purtroppo sono pur sempre in difficoltà. Ottimo che lui abbia messo una carta magia. Molto probabilmente è una trappola, perché l'ha tappata, quindi forse è una trappola. Qui la situazione non è delle migliori. Mercurio e Saturno non vanno bene, perché lui è fuoco e Marte, quindi mi servirebbe Nettuno. Il fattore campo è molto molto infame. Ecco, qui stessa cosa, purtroppo non va bene, perché abbiamo la possibilità di fare il Cerbero, ma
anche lui Plutone, quindi niente, l'abbiamo persa. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa miseramente. Dobbiamo, cioè devo cercare di ottenere il prima possibile o la magia terreno, anche se lui in realtà possiede le magie terreno che gli permettono di cambiare a suo piacimento il campo, perché probabilmente quella carta coperta era appunto un'altra magia terreno, per cui dobbiamo darci da fare perché lui è una vera rottura di scatole. Molto probabilmente ho sbagliato nel sacrificare l'Euripica Cremesi, avrei potuto temporeggiare un pochino di più, però va bene. Allora, ricarichiamo. Ormai voglio tentare di sconfiggerlo insieme a voi, questo mago dei prati, e poi successivamente, una volta sconfitto, lo posso affrontare tutte le volte che voglio nel duello libero e appunto ottenere i draghi che mi servono. La cosa fondamentale è sconfiggerlo la prima volta. Una volta che lo abbiamo sconfitto, possiamo stare tranquilli. Allora, ricominciamo. Io purtroppo carte guerriero non ne ho, carte guerriero forti, perché qui mi avrebbero dato senza ombra di dubbio una mano. Lui possiede tantissime carte guerriero, quindi diciamo che un pochino è questa la cosa che mi frega. Allora, io direi di cominciare subito così. Mettiamo Luna e andiamo in difesa, perché lui ha sicuramente carte più forti, con soprattutto il campo prato a favore, quindi è inutile tentare di cincischiare. Addirittura 2005 oscurità, la vedo un po' dura. Eh sì, qua ho sole che si potenzia, ma troppo debole. 2005 è tanta roba. Un altro 2005. Utilizzando Marte, ad esempio, questo lo posso battere. Però il problema rimane l'altro. L'altro mi batte lo stesso. Niente, male che vada, farò un taglio. Perché se vedo che la situazione... vabbè, sì. Farò un taglio e vi farò vedere il momento in cui riuscirò a batterlo con tanta fortuna. Ebbene sì, con una buona dose di culo sono riuscito a vincere. Quindi vi faccio vedere l'attacco finale che mi permette di finalmente battere questo maledettissimo mago del prato. E adesso comincerà il farming estremo. Vediamo cosa abbiamo ottenuto intanto, giusto per... Drago Terra Nera! Tra l'altro qui riceverò tantissime carte buone, quindi questa sarà la volta buona. A questo punto torniamo indietro, non procediamo, perché non mi interessa procedere oltre. A me interessava sbloccare lui, anche se così facendo devo ribatterlo dopo, ma non è un problema, perché dopo avrò delle carte talmente forti che il problema veramente non si porrà. Per cui salviamo, sovrascriviamo e possiamo tornare ai titoli. Tornando ai titoli, finalmente nel duello libero avremo la possibilità di affrontare lui, il mago dei prati.
e lui veramente ci darà tante di quelle carte che voi non ne avete idea. Per cui adesso che qui non avrà più il bonus del prato, sarà decisamente più facile batterlo, perché già con un Cerbero e con un Euripica Cremisi posso tranquillamente buttarlo a terra. Detto questo, io penso che per questa puntata possa essere tutto. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.